Bene, siamo qua con Chiara di Io, Chiara e l'Oscuro, programma radiofonico di Radio 2 che si tiene ogni giorno dalle 10 alle 11, se non sbaglio, escluso il weekend, almeno il weekend fai pausa. Sì, bene. Sì, no. Allora, la prima domanda, molto semplice, io mi metto comoda. Il programma, come hai constatato tu stessa ieri, non lo seguono tutti. Il programma, insomma, per esempio io non sapevo di cosa trattasse Io, Chiara e l'Oscuro, quindi spiegaci un po'. Di cosa parlo? Dunque, allora, Io, Chiara e l'Oscuro, L'apostrofo oscuro, già nel titolo è tutto un programma, appunto il programma. Io devo dire che siamo qui al Salone del Libro di Torino, quindi insomma che è un posto che io conosco bene, perché io vengo dalla letteratura, insomma, sono una scrittrice e chiamata dalla radio, sono stata chiamata semplicemente a trasferire i temi dei miei libri in radio. Io nei miei libri mi occupo sempre e comunque dell'io profondo delle persone, quello mi interessa, tutto il resto è, e soprattutto mi interessa quando le cose non funzionano proprio tanto. E allora Io, Chiara e l'Oscuro è la proposta di una terapia di gruppo radiofonica, dove si comincia dicendo io ho un problema, quindi io sono una persona fragile, però se io sono fragile, se tu che ascolti che sei fragile, tu altro che ascolti sei fragile, beh insomma siamo un po' più forti perché siamo fragili tutti. E la particolarità di questo programma è che io lo conduco io e i miei co-conduttori sono la voce della testa, la voce del cuore e la voce del corpo. Questo è un altro tema molto presente nei miei romanzi, cioè noi siamo incoerenti perché non ce ne accorgiamo, ma mentre viviamo la testa ci dice di fare una cosa, il cuore ci porterebbe da un'altra parte, il corpo da un'altra parte ancora, eppure dobbiamo provare a tenere un po' tutto insieme e questo programma insomma prova a dimostrare che non è facile soprattutto. Va bene, grazie mille. Adesso c'è Ale che vuole farti anche lui una bella domanda. Ma insomma, quest'idea di questo programma di terapia di gruppo e tutta la parte psicologica legata, ti è nato dal corpo, dal cuore o dalla testa? E questa è, posso dire, la domanda più bella che mi hanno mai fatto da questo programma. Grazie. Che è un esperimento radiofonico, dunque di sicuro sta insomma avendo molta curiosità attorno a sé. Mai una domanda mi è stata fatta più bella. Da dove mi è nata l'idea? E da dove nascono le idee in generale? Beh, io penso che per quanto mi riguarda mi nascano dal cuore abbastanza. Poi la testa, supervisione, dice una cazzata o è un'idea geniale. Spesso c'è un confine sottilissimo fra la cazzata e l'idea geniale, basta un attimo. Il corpo poi però è quello che si deve muovere per realizzarla l'idea, quindi io direi dal cuore. Ho capito. Pilar. Bene, siamo al Salone del Libro e ieri abbiamo parlato di libri. Ci hai posto una domanda, oltre a leggere, a dire qualcosa, c'è anche qualcuno disposto ad ascoltare, a leggere? E io ti pongo la stessa domanda, tu sei una scrittrice, ci hai detto, bene, ma tu cosa leggi? No, io leggo moltissimo, no, io leggo, anzi la lettura mi ha salvato la vita, nel senso io ho cominciato a leggere fin da bambina, mi ricordo che ero una bambina piuttosto inquieta e quando sono arrivata alla lettura, era 5 anni e mezzo, ho imparato a leggere da sola, ma io fin da piccola mi piaceva anche solo che diceva mia mamma, come vi siete conosciuti tu e papà, cioè ascoltare le storie, mi è sempre piaciuto, io dietro a ogni persona anche mi piace proprio la trama della sua vita, perché le persone sono romanzi poi, no? Quindi a me, io non credo a chi vuole scrivere senza leggere, sono veramente due, è come amare e essere amati, è un po' la stessa cosa, è una passione per tutto ciò che di romanzesco ha la vita da offrirci. Bella risposta, assolutamente. Sono assolutamente d'accordo con te sulla parte soprattutto delle storie, che è bello proprio sentire delle storie. Invece hai questa doppia faccia, diciamo, perché sei anche conduttrice radiofonica, appunto. Sì. Invece musicalmente, tu scegli tu la musica che metti nella tua trasmissione? E che musica scegli? Che musica ti piace? No, allora, io ahimè devo dire che sono proprio... la musica per fortuna la sceglie Radio 2. Noi scegliamo il primo brano, perché noi ogni giorno ci occupiamo di un problema, cioè condividiamo un problema con gli ascoltatori e quindi il primo brano è un brano che ha a che fare col... No? Quando siete stati ospiti voi ieri alla trasmissione, ovviamente c'era il Don Quixote, perché si parlava dei libri, chi per i libri ha perso proprio la testa, no? Come Don Quixote, che poi appunto vorrebbe sostituire la sua esistenza con un romanzo. E la musica, io sono un po' ignorante, infatti, perché ecco lì veramente vado solo di cuore. Il cuore delle volte ti fa ascoltare cose che la testa giudicherebbe inammissibili, però ho un rapporto molto emotivo con la musica, quindi quella pop va bene tutto. Poi riconosco per esempio, amo molto Jeff Buckley, però sono un po' una burina musicalmente, sì, vado di cuore.
Ho capito, beh, allora non possiamo che ringraziarti per questa intervista. Qui dal Salone del Libro è tutto. Bookstock, a voi la linea.